Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci ritroviamo qua per un nuovo video riguardo il Canada. Ok, basta. Farò questo video perché non sono sicura se l'ho mai fatto. So di aver parlato dell'università in passato, ma non so se ho mai parlato di com'è il processo di ammissione all'università. Però anche se l'ho fatto, ne rifacciamo un altro, che problema c'è? Perché tanti mi hanno fatto ultimamente delle domande e ho capito anche il perché. Perché adesso è il periodo delle application per farsi ammettere all'università, quindi ho anche capito il perché ricevevo così tanti messaggi riguardo a questo. Allora, prima di tutto dovete capire che il processo tra l'Italia e il Canada sono due cose completamente diverse, c'è da considerare tantissime cose, c'è da considerare il deadline, quindi la data di scadenza per poter applicare, tutte le cose delle quali avete bisogno. Dovete considerare il fatto che dopo avrete bisogno di un visto, se venite in Quebec avrete bisogno anche di un'altra cosa, di un altro documento prima di fare il visto da studente, però quel discorso lo lascerò magari da parte e potrei fare un video a parte se vi interessa, perché sennò è troppo lungo. Quindi, allora, prima di tutto, ovviamente la prima cosa che c'è da fare è scegliere l'università, perché non tutte le università sono uguali, non tutte le università hanno le stesse richieste. Quindi bisogna prima scegliere l'università, scegliere la città o le città dove dovete mandare l'application decidere e andare sul sito di quell'università e cercare le informazioni. Vi giuro, i siti dell'università in Canada sono fatti benissimo, tutte le informazioni sono là. So che molti sono pigri e che non hanno voglia di leggersi tutta la pappardella, quindi è molto più facile chiederlo a qualcuno. Ma il problema di chiederlo a qualcuno è che non tutte le università sono uguali. Io ho fatto l'ammissione a 3 università diverse e quelle 3 università avevano almeno un requisito in più, mentre l'altra aveva un requisito in meno, mentre un'altra aveva un altro requisito. Insomma, dovete capire che ogni università ha la sua e bisogna andare a leggersi le informazioni per bene, cosa bisogna fare, soprattutto la prima cosa da fare è vedere la data di scadenza per poter applicare, perché per gli studenti stranieri, io per esempio adesso vivo qua e se spera che tra poco avrò la residenza, io vivendo qua ho un'altra data di scadenza, mentre gli studenti che vengono dall'estero hanno una data di scadenza molto maggiore rispetto agli studenti normali che abitano qua. Io per esempio dovevo iniziare a gennaio 2016, la mia data di scadenza era, se non sbaglio, luglio o agosto per iscriversi al trimestre d'inverno. Questo perché queste date di scadenza non sono perché sono stronzi, ma perché ti devono dare il tempo di poter fare il permesso di studi e gli altri documenti vari, perché per poter fare il permesso di studi voi avete bisogno di avere la prova che vi hanno accettato all'università, tutto qua. Quindi solitamente hanno questa scadenza di almeno 4, 5, anche 6 mesi prima della data di inizio del vostro trimestre. Ci sono delle università che accettano che tu inizi in autunno, in inverno e in estate, ci sono invece altre che accettano solo che tu inizi l'anno in autunno e basta, ci sono alcuni programmi così. Infatti io volevo iscrivermi adesso al dottorato e non ho potuto perché la data di scadenza era veramente molto, cioè era tipo gennaio e io ho iniziato a pensare a questa cosa a febbraio, quindi ma questa era perché il dottorato è strano, tutto qua. Un'altra cosa c'è da dire, che le richieste possono essere diverse, i documenti da presentare possono essere diversi se venite a fare una triennale o se venite a fare una magistrale o se venite a fare un dottorato, insomma tutte queste cose ci sono da considerare. Quello che io avevo fatto era andare, sapevo già che volevo venire in Quebec, sono andata su le 3 città diciamo più importanti, tipo Quebec, Montreal e Sherbrooke, ma Sherbrooke non è una città importante, ma semplicemente l'università è una delle migliori del Quebec, quindi tutta la gente conosce l'università di Sherbrooke, anche se Sherbrooke è una città sfigata, però l'università è top. E quindi sono andata sui siti, sono andata a cercare se avessero la magistrale che mi interessava a me e sono andata a leggermi tutti i vari punti, tutte le cose da presentare. Solitamente cosa succede? Loro vogliono che tu faccia una domanda online, quindi devi farla online, caricare tutti i documenti, completare un sacco di cose e poi inviare anche via posta tutti i documenti richiesti. Quello che a me hanno chiesto è stato
il triennio del liceo, quindi mi hanno chiesto i voti del liceo del terzo, quarto e quinto anno, perché qua il liceo funziona diversamente. Mi hanno chiesto tutti i voti dell'università, con la mia laurea ovviamente. Ovviamente tutto doveva essere tradotto o in francese o in inglese ed essere anche legalizzato, quindi dovete rivolgervi a un traduttore che fa anche la legalizzazione. Qua per esempio in Canada è diverso perché per fare la legalizzazione dei documenti non tutti i traduttori lo possono fare, devono essere membri dell'ordine dei traduttori, mentre in Italia so che non funziona così. Poi mi hanno chiesto una lettera di motivazione, quindi dovevo scriverla in francese, me l'hanno chiesta in francese questa. Poi mi hanno chiesto il curriculum, mi hanno chiesto 3 lettere di raccomandazione ed è una rottura di coglioni, soprattutto perché in Italia la gente non è abituata a scrivere delle lettere di raccomandazione. Quindi è stata una fatica correre dietro ai prof e chiedere per favore potete scrivermi una lettera di raccomandazione, dovevano loro spedirla, non potevo spedirla io perché non potevo vedere la lettera che hanno scritto, quindi dovevano occuparsene loro. Ovviamente io ho detto semplicemente scrivetela, mettetela in questa busta e io la invio, cioè tipo mettetela in busta dove c'era già l'indirizzo col timbro e tutto, io la invio, non ho bisogno di leggerla, non mi interessa. Io tutto questo l'ho fatta online, poi l'ho dovuta spedire anche via posta. Le risposte le ho avute dopo 1 o 2 mesi, una cosa simile. Dipende anche, tipo io l'ho inviata tanto in anticipo, quindi magari avendola inviato tanto in anticipo hanno avuto tempo di analizzarla subito perché alla fine avevo già inviato i documenti, ce l'avevano già, quindi hanno detto vabbè analizziamo e vediamo. E un'altra cosa, un altro requisito qua importantissimo è la media. Qua non ci sono i test d'ingresso, quindi non esistono i test d'ingresso, quindi per farti accettare all'università, tipo alla triennale, devi aver finito il liceo con un certo voto, oppure dipende anche dal programma. Ci sono programmi che accettano, tipo, non hanno un limite di voto, nel senso non hanno un minimo di voto, oppure però ci sono altre facoltà che hanno un minimo di voto, cioè se non hai quella media probabilmente non ti accetteranno. Io quando sono stata, io per la mia magistrale dovevo appunto avere un minimo, per le magistrali e per i dottorati solitamente c'è sempre un minimo, quindi devi avere dei buoni voti, c'è poco da fare. Anche per le borse di studio qua non esiste, cioè non danno le borse di studio come in Italia riguardo all'ISE dei tuoi genitori o che sei pendolare, cioè no, la prima cosa che a loro interessa è che tu abbia dato tot esami, che tu abbia tot crediti, che tu abbia una tot media. Infatti io quando ho avuto la borsa di studio è stata grazie ai miei voti, non al fatto che ero povera, ecco. Però vabbè, per carità, alla fine l'ho ottenuta, quindi. E poi un'altra cosa che potrebbe essere richiesta è il test di lingua. Ad esempio, io all'inizio volevo andare a Ottawa e studiare all'università, e lì Ottawa è anglofona, però in realtà è bilingue, perché la capitale dovrebbe essere bilingue, ma la università era anglofona. Quindi mi avevano chiesto il TOEFL. Io avevo fatto il TOEFL per poi scoprire che in realtà non sarei riuscita a laurearmi a luglio, ma figurati, mi sono dovuta laureare a ottobre, quindi alla seconda sessione, e purtroppo non sarei potuta partire. Ovviamente quando io ho mandato un'email mi hanno detto guarda che tu puoi benissimo inviarci la tua domanda di ammissione, possiamo accettarti, però lì è un problema tuo se ti perdi un mese di lezione o se ti perdi 2 mesi di lezione. Qui io non volevo rischiare perché comunque vai in un nuovo paese, ti devi un attimo adattare, non volevo partire proprio così stressata. Quindi ho cercato le università che accettassero il trimestre d'inverno e per fortuna le 3 università appunto in Quebec accettavano il trimestre d'inverno, quindi ho applicato per il trimestre d'inverno per essere tranquilla. Quindi ho fatto il TOEFL, ho pagato una cosa tipo 300 euro inutilmente perché qua in Quebec, almeno a Sherbrooke, non me l'hanno chiesta. Io ho chiesto per caso vi serve una certificazione di francese, prego Dio che non serva, e mi hanno detto no, perché non ci interessa, alla fine sei tu che decidi di venire a studiare qua, se tu la lingua la sai bene, se non la sai sono problemi tuoi. E onestamente questo è il miglior ragionamento del mondo, perché avere il TOEFL o avere una certificazione di lingua non fa di te, diciamo, non dimostra che tu abbia veramente le capacità di parlare quella lingua. Un po' come i voti non fanno la persona, è sempre quello. Io il TOEFL l'ho fatto, ho avuto buoni risultati, però è stato un esame così stressante, e onestamente è stato l'esame
più brutto della mia vita, perché sono stata 6 ore davanti a un computer e no, è stato orribile. Quindi il fatto che non mi avessero chiesto una certificazione in inglese e di francese, sono stata contentissima, però mi ha rosicato un po' perché ho perso 300 euro per fare il TOEFL, che alla fine non mi è servito perché non me l'hanno chiesto. A Montreal potrebbero chiederlo, tipo per esempio che mi sono informata per il dottorato, chiedevano la certificazione se non sei madrelingua, ma io avendo adesso una laurea in Canada, quella conta, diciamo, come certificazione perché ho studiato qua, vivo qua, insomma, cioè, se non è questa certificazione, non lo so. La cosa veramente importante è che quando fate la domanda di ammissione di avere tutti i documenti richiesti, perché se manca qualcosa potreste essere rifiutati e non è carino aver perso tutto quel tempo e non aver completato le cose in tempo. Poi ovviamente quando siete accettati loro vi inviano l'accettazione o il rifiuto tramite mail e poi ve lo invia anche via posta e poi con quello dopo potete fare il permesso di studi. Quando all'università vi accettano è impossibile che vi rifiutino il permesso di studi, quindi solitamente è abbastanza automatica la cosa. Ovviamente quando siete accettati all'università canadese, quello che vi consiglio è di partire un po' prima del trimestre, non una settimana prima, ma di partire prima, cominciare a cercare la casa, cercare il posto dove vivere e partire. Io sono partita 2 mesi prima di iniziare il trimestre, effettivamente, è stato forse un po' troppo, però mi sono adattata, mi sono esercitata un po' con la lingua, mi sono adattata un po' al posto, quindi sì, quindi non è stato proprio, cioè non ho fatto niente quei 2 mesi per dirvi, quella è stata la mia unica vacanza in tipo 70 anni di scuola. Quindi, e dopo ho iniziato il trimestre in inverno e il resto è storia. Bene, questo è tutto, spero di essere stata chiara. Noi ci vediamo nel prossimo video, ovviamente, come sempre, se avete domande, fatemelo sapere, fatemi sapere se avete dei dubbi, qualsiasi cosa, ma vi dico, le ammissioni qua non sono così un incubo come tutti possano pensare. Dovete semplicemente organizzarvi, è molto importante l'organizzazione, sapere cosa volete fare, sapere dove volete applicare, quindi dovete anche capire che ogni ammissione che voi fate pagate un tot, quindi cioè, non vi consiglio di applicare a 70 università, sicuramente verrete accettati da qualche parte. Io ho applicato a 3 perché avevo l'ansia, ma perché questa sono io, però alla fine mi hanno accettata in tutte e 3 e io ho dovuto scegliere quale volevo veramente andare a studiare. Ho fatto altri video appunto sulla missione, sulla tesi, su com'è studiare qua, li trovate tutti nei video tipo Italy vs Canada, praticamente sono quasi tutti Italy vs Canada o nella playlist My Life in Canada, lì ho parlato tanto di scuola, di tutte queste cose qua, quindi se volete avere più informazioni, se non avete visto quei video, andate a vedere quei video e niente, noi ci vediamo in un prossimo video e ciao!